tornati su Final Fantasy 3 e come avevamo detto nello scorso video volevo entrare in questa grotta perché mi pare o al secondo episodio o al terzo episodio sono morto qui dentro e non avendo salvato ho rosicato e quindi ho detto adesso ci possiamo entrare e potremmo trovare alcuni oggetti di Mithril cui ci risparmieranno un sacco di soldi al negozio visto che siamo un po' a corto di Jill. Ok, quindi abbiamo Cid perché deve venire con noi con l'aeronave, lo dobbiamo portare a casa. Allora io direi di attaccare e vediamo come va a finire. Veleno. Ah, la pugna usa veleno. Allora, ok. Ok, allora adesso ci curiamo da veleno. Al volo proprio. Allora. Oggetti, antidoto. Poi direi di riorganizzare. Riordinare. E di andare a equipaggiare almeno qualcosa che ho comprato, perché qualcosa l'ho comprata. Ok, quindi equipaggiamo qualcosa che ho comprato. Ok, allora a quanto pare quell'asta che ho comprato, lo sceltro, è per lui. E glielo mettiamo, ovviamente. Però lei non ha... Non so se è un bene... No, ho sbagliato. Ok, allora io avevo preso due spade di Mithril. Io direi che al mago a questo punto, invece di mettere glielo... lo sceltro, è meglio tenerlo con l'arco e freccia. Ok, e quindi andiamo avanti. Eccolo qui ragazzi, c'è la c'è un passaggio segreto da questa parte. Sembrava strano. Ok, si è aperta una via. Andiamo. Diamo sempre uno sguardo, magari. Insomma, magari su quest'area i mostri potrebbero essere diversi e molto più forti. No, sempre gli stessi, due scheletri. Non dovrei temerli. Dipende dal livello. Sono qui! Ah, e così Dottor Cid ci aiuta, quindi sappiamo adesso per certo che i compagni che partecipano con noi ci aiutano. E questo è molto buono. Come dentro la caverna, quando sono andato a sconfiggere il boss che ha fatto la maledizione, ci ha fatto energia, invece Cid spara fuoco, che va benissimo. Ah, ragazzi, due forzieri. Spada di Mithril che già l'ho comprata. Porca paletta ragazzi, io sono andato subito a comprare due spade di Mithril quando le avevo già in teoria. Questo mi rende un po' nervoso perché cavolo, ho speso un sacco di soldi per le spade di Mithril. Però nel frattempo noi ci teniamo l'ammazza draghi. Ok, finita qui? O c'è un altro nascondiglio? Sono un po' paranoico a volte, però è meglio sempre controllare. Oh, grandissimo, Cid ci aiuta sempre. Credo che le mummie moriranno subito. Sono allergico al fuoco. Perfetto. Grazie, Cid ci dà una mano.
non fa altro che piacere. E così finita qui, solo due spade. Ok ragazzi, quindi voi sapete che se andate lì trovate due spade e quindi è inutile comprarle subito. Perfetto, Sid attacca sempre. Oh, ha un martello adesso in mano. Grande. Inizio incontro aiutano sempre, buono, buono. Un aiuto fa sempre piacere. Ok, niente ragazzi, dentro la caverna non c'era praticamente due spade e basta. Allora, io direi di passare un attimo al volo a comprare qualche difesa se riusciamo a comprarla. Allora, vediamo un po'. Quante di mitre? L'uno riusciamo a comprarlo. E basta, finita lì. E vabbè ragazzi, la prossima volta. Oh, la prossima volta lo compreremo. Faremo l'equipaggiamento migliore. Per ora va bene così, penso che siamo abbastanza forti. Insomma, non è male. Potremmo vendere gli oggetti e comprarne di nuovi. Ma va bene così. Ricarichiamo. Siamo. Colpo di salvata, che non si sa mai. E via, andiamo a usare l'ariete sotto la roccia. Ma si è distrutta pure l'aeronave. No, l'aeronave no. Uffa. Che cavolo. Ah, ok ragazzi. Allora era proprio destino che dovevamo camminare a piedi. Ok, questo è il villaggio di Sita, a quanto pare. Oh, un orso. L'orso Babau. Babau. E Babau. Ma come il Bau Bau? Ci pensa Sid col martello, ti ha dato una martellata. Non gli ha fatto niente. A posto. Io intanto mi faccio un giretto, però a questo punto conviene andare al villaggio. Ok. Grazie per il vostro aiuto. Se avrete bisogno di qualcosa, non esitate a chiederlo. Credo di saperlo, volete una nuova aeronave, vero? Sono l'uomo giusto per questo lavoro. Ma prima dovete incontrare Re Argus. Vedete, io costruisco solo lo scafo e il re l'esperto dei motori e dei meccanismi. Tornate a trovarmi dopo che avrete parlato con Re Argus. Sid lascia il gruppo, peccato, era utilissimo. Ok ragazzi, siamo a Kannan. Che mi ricorda Arran, quella di Dim Light, città, vabbè, comunque c'entra niente. Pare che vi sia un villaggio di gnomi nascosto da qualche parte nei boschi a sud di qui. Un villaggio di gnomi. I gnomi in Final Fantasy mi ricordano armi strane e preziose. Benvenuto su Mogunet, Kubo. Qui è il tuo gruppo. Vabbè, leggiamo le lettere, non ci sono lettere, a posto, ciao. Zoomiamo, magari dentro la fontana c'è qualcosa? No ragazzi, non c'è niente.
Allora ragazzi, come sempre, io a questo punto taglio qui e vi dico, parliamo con tutti dentro il villaggio e appena troviamo qualcosa a cui ci dobbiamo riferire, lo facciamo, insomma. Quindi io direi di tagliare il video a questo punto. Siamo tornati, abbiamo parlato un po' con tutti e volevo informarvi giusto di due cose importanti. A parte che ci sono nuove armi nel negozio di armi, ci sono nuove magie. Io ho settato un po' i miei personaggi, quindi fatelo pure voi come meglio potete o come volete. Poi vi volevo dire che seguendo il corso d'acqua su in alto arriverete qui a questo baule dove dentro c'è un elisir molto utile. Poi in questa casa, ragazzi, zoomando troverete un martello qui e poi questo è il solito trucchetto che trovavo nei Final Fantasy 1 e 2, 3, 4, 5 a quanto pare, dove giri la stanza, vedete, esco fuori, rientro e qui troverete scusate, un ago dorato. Allora, qua la ragazza a quanto pare sta dormendo perché, come dice la signora qui, una figlia Salina si è innamorata di un giovane vagabondo tedesco, si è informata, ma si è fermato per pochi giorni prima di, ma si è fermato per pochi giorni prima di ripartire, bonocchiando qualcosa su una promessa che doveva mantenere, bofocchiando. E Salina sta male da quel giorno. Allora, andiamo a parlare con Salina. Oh, Desk, mio amato Desk, quando tornerai? Perché te ne sei andato nelle montagne? Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Dove si dice che dimorò? Dimorò? Mamma mia, ragazzi, italiano proprio ignorante, so. Si dice che dimori un drago. E cosa ti ha spinto ad andare da solo in un posto come quello? Ehi, credi che dovremmo controllare questa montagna del drago? Assolutamente. Andiamo a cercare questo desk e portiamolo qui. Ok, ragazzi, quindi come visto prima quando stavamo di fuori, abbiamo notato una montagna con una stradina. Allora io mi sono lasciato queste ultime due case. No, qua, no, qui ci sono andato, la fonte non ricarica, non ripristina la vita. E molto probabilmente quest'altra casa è la casa di Sid. Infatti, vediamo se c'è qualcosa da rubargli. No, Sid non ci dà mai niente. Ok. La signora Sid si è ammalata mentre ero via di casa. Non preoccuparti, starà bene. Se solo avessi un po' di un elisir. Allora ragazzi, io direi che l'elisir che abbiamo trovato lo usiamo per la signora. L'abbiamo trovato nella cascata, seguendo l'acqua su, andiamo su nella città, scendiamo tutta l'acqua e troviamo poi il forziere alla fine, come vi ho mostrato prima. Io direi di usarlo per la signora. Oh, la mia tosse ammazza l'elisir, in teoria risuscita tutti i compagni e questa ha guarito la sua tosse. Se n'è andata, mi sento meglio. No, se non mi dai una super arma, io mi incazzo. Grazie per l'aiuto che avete dato a me e a Sid. Grazie ancora, sono di nuovo in debito con voi. Siete cresciuti così tanto. Cosa? Sei stato con noi solo per un paio di giorni, non possiamo essere cresciuti così tanto. C'ha ragione. Oh, prima che me ne dimentichi. La vedi quella lampada sul muro? Premila. Aprirò un passaggio per l'hangar dove tenevo l'aeronave. Credo ci sia qualcosa che potrà esservi d'aiuto. Ah, e lo spero. Guarda, lo spero. Perché visto che ti avevo dovuto dare l'elisir. Guardate quanti forzieri, ragazzi, mi viene da ricordare, non so, mi viene in mente quando
Stavo a una missione di Final Fantasy XII dove entro dentro una caverna e c'erano tanti di quei bauli che poi sono andato a scoprire che non li dovevo rompere e passare oltre per poi ritornare e rompere un tipo di barile e trovare un'arma strapotente. Vabbè, questo non c'entra niente con questo Final Fantasy. Oh ragazzi, ancora passaggi segreti. Non so, io andrei a leggere su internet se magari dobbiamo aprire un particolare baule. Oh, tranquillamente aprirle tutti. Coda di Fenice. 2000 gil, perfetto ragazzi, quello che ci serviva. 2000 gil e altri 2000. Perfetto. Allora, vedete qui i passaggi segreti di Final Fantasy. Tutto chiaro, questo l'hanno messo abbastanza facile. Allora, a questo punto abbiamo anche questi. Pane degli gnomi, che non so cosa sia. Pozione. Grande arco, opposto, lo volevo comprare, costava un botto. Abbiamo trovato qui i pane degli gnomi. Ago dorato, anche questo li volevo comprare. Coda di Fenice, grandissimo. Cecità. Dardo di ferro, allora abbiamo trovato molto probabilmente una magia. Vediamo un po'. Sì, abbiamo trovato una magia e anche tanti oggettini. No, volevo zoomare che magari c'è anche l'oggettino dentro la cosa, no? Ok, perfetto ragazzi, questo è stato proprio un colpo di fortuna. Abbiamo dato un elisir per un sacco di soldi e le code di Fenice che non si trovano al negozio. Quindi, importantissimo le code di Fenice. Io direi anche di ringraziarlo. Non preoccuparti per noi, non vogliamo intralciare il vostro viaggio. Ok ragazzi, quindi da Sid torneremo quando incontreremo il re... non mi ricordo come si chiama, comunque un altro re. Io direi che qui abbiamo finito, abbiamo parlato con la signora di questa città che ha detto di andare alla montagna, quindi io direi di uscire e di andare alla montagna. Allora ragazzi, io vi voglio informare subito su una cosa. Io sto a livello 9, andrò alla montagna, cercherò di prendere 1, 2, 3, facciamo quasi 5 livelli prima di andare alla montagna, e perché molto probabilmente se parlano di drago ci sarà il boss che è un drago, e quindi io voglio essere preparato. Quindi un saluto a tutti e al prossimo video.